Ciao a tutti, allora questi sono un po' di prodotti che ho cominciato ad utilizzare nel corso dell'ultimo mese più o meno e su cui già mi sono fatta delle idee abbastanza precise. Cominciamo da un prodotto che vi ho fatto vedere che ho acquistato in offerta da Acquistapone, ed è lo struccante occhi 2 in 1 della Garnier, questo piccolino, questo bifasico col viola, insomma. Io l'ho pagato, mi sembra 1,99 euro, era in offerta, sono 125 ml di prodotto e dice per tutti i tipi di trucco, anche waterproof, senza, strucca senza sfregare, delicato, non lascia film grasso. Allora, a me questo prodotto sta piacendo. Effettivamente, a differenza di altri suoi fratellini, non lascia quell'effetto appiccicume sull'occhio, anche se poi io comunque il viso lo vado a sciacquare, quindi poco male, anche quando mi sono trovata con prodotti del genere, vado a risciacquare e via, quindi non è un problema. Però questo lascia il contorno occhi comunque asciutto praticamente. Strucca molto bene, strucca bene anche quando faccio il trucco più pesante, strucca bene anche mascara che non sono waterproof perché non utilizzo mascara waterproof, ma alcuni sono proprio più ostici da andare a eliminare e invece io non ci trovo proprio, no, non mi sono mai ritrovata con l'effetto pandino la mattina dopo sotto gli occhi utilizzando questo prodotto e non mi fa neanche l'effetto di bruciore se utilizzo un po' più prodotto quando me ne scappa un po' di più insomma sul dischetto come spesso succede. Per cui è un prodotto che mi pare tra l'altro adesso forse è ancora nuovamente in offerta perché questo l'avevo preso comunque un mese fa. Se lo ritrovo in offerta lo compro. Prezzo pieno probabilmente comprerei l'altro di Garnier che è più grande e costa più o meno uguale e c'è molto più prodotto. Però questo c'ha qualcosa in più che mi ha soddisfatto. Poi sempre per rimanere in tema struccaggio vi faccio vedere la lozione micellare della Avril. Questa, quando ho messo la foto su Instagram, ha scatenato un po' giudizi diversi. Alcune mi hanno detto che ci si sono trovate malissimo, alcune mi hanno detto che ci si sono trovate benissimo. C'è stata proprio la spartizione delle acque, tum tum. È stato alla fine un pareggio tra le due parti, però effettivamente è un prodotto che dà da parlare perché ho veramente, penso, una delle poche volte in cui ho sentito giudizi proprio contrastanti ai massimi livelli. Io faccio parte di quelle che ci si trova bene. La sto usando già da un pochino, vedete insomma che questo è un boccettone da 500 ml. Questo me l'ha regalato Chiara di ordinonatura.net, sempre la mia amica che c'ha il negozio online. Me l'ha regalata credo per Natale, ma ho cominciato ad utilizzarla solo ora perché sapete che se non finisco i prodotti che comunque acquisto, eccetera, eccetera, che ho da provare, non metto in mezzo altra roba. Io mi ci sto trovando bene. A me strucca. La trovo delicata, non mi irrita assolutamente la pelle del viso come mi è capitato anche con altre, non ha l'effetto appiccicosissimo che riscontro in altre e ovviamente non è che ho una ragione e una torto, ognuno ha il suo tipo di pelle, magari sul mio tipo di pelle reagisce in un modo, sulla pelle di qualcun altro reagirà in un altro, altrimenti non si spiega. D'altronde, altrimenti tutti ci troveremmo bene con gli stessi prodotti e il 90% delle aziende sarebbero fallite perché noi conquisteremo tutti gli stessi prodotti con cui ci troviamo bene. Non lo so, è un discorso che sto facendo un po' campata in aria, però nel senso no, cioè, non vi accanite nei commenti, ah io lo amo, ah io lo odio, punti esclamativi che vanno e che vengono. So sempre chiacchiere, ognuna giustamente ha le sue esigenze, i suoi gusti e tutto il resto. Io mi ci sto trovando bene. Su di me strucca, l'ho provata anche sugli occhi, anche se io preferisco utilizzare prodotti del genere anche per far prima, sinceramente, però mi strucca anche gli occhi e non devo stare neanche 3 ore e mi strucca bene il viso, non la trovo particolarmente pesante, non mi va a creare rossori, non, niente di niente. Ha anche un prezzo buono, io adesso non ricordo di preciso quale sia, ma so per certo che ha anche un prezzo vantaggioso. Insomma, se vi capita, secondo me è un prodotto da provare. Ancora un prodotto, questa volta per il corpo, passiamo alla zona corpo. Sto provando già ormai da una settimanella, 10 giorni, questa crema dell'Alchemilla, la Body Cream Hypnosis, questa. È un tubo da 150 ml. Allora,
La prima cosa su cui io sono sempre scettica è il fatto che venga scritto, perché l'ho letto, emolliente ed idratante per tutti i tipi di pelle. Io queste cose per tutti i tipi di per tutti i tipi di capelle, per tutti i tipi di pelle, per tutti i tipi di occhi, per tutti i tipi. Non la capisco perché io ad esempio utilizzo la crema anche e soprattutto perché ho una pelle molto 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 secca sulle gambe principalmente e una crema che è abbastanza idratante per una pelle normale, una pelle mista, non può essere abbastanza idratante per me. Infatti, questo prodotto per me non è idratante. E il prodotto è questo. Tra l'altro parla di profumazione avvolti da un profumo, com'è? Crema vellutata dall'inebriante fragranza su corpo, mente ed emozioni. Io mi immaginavo chissà quale profumo. Ha un profumo un po' dolcino, molto 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 delicato, che per me va benissimo perché io non amo i prodotti per il corpo con un profumo troppo intenso, per cui cioè per me non è una cosa, non è un difetto, ecco. Anzi, è un pregio del prodotto, però non ha questo profumo che mi millantano qua sulla scatola, robe incredibili, avvolgenti, assolutamente no. Il problema qual è? È che per le mie esigenze non è abbastanza idratante. Secondo me è una crema che può andare bene per chi ha una pelle comunque normale o anche una pelle mista sul corpo. Fa il suo, idrata abbastanza, a differenza di altri prodotti bio certificati. Non dovete stare lì 3 ore a massaggiarli perché sapete che spesso hanno quella componente bianchiccia che prima che si assorbe ci vuole un po' di tempo, è un po' una prerogativa di la maggior parte dei prodotti bio in crema per il corpo. Questo non ce l'ha. Se all'inizio vedete che si fa questa scia bianca, scompare subito, però io 150 ml di questo prodotto lo finisco in un niente perché devo usare molto prodotto. Ce l'ho, adesso lo finirò sicuramente, però devo andarlo a riapplicare anche 2 volte al giorno perché comunque l'idratazione la sera io già non ce l'ho più, quindi devo rimettere altra crema. Non va bene per me, secondo me non è adatta per tutti i tipi di pelle, ecco quello che è toppato. Credo dovrebbero fare un prodotto un po' più mirato per chi ha esigenze diverse di pelle un po' più secca, perché questo per me non lo è. Allora, l'ultimo prodotto di cui vi parlo oggi è un altro prodotto corpo di questa marca qui che è la Comfort Zone. Il prodotto è un Fruity Peel Body Scrub. Questo prodotto, che si presenta in un tubo così da 150 ml, è come potete vedere, non so se si vedono le sferette, sono queste un pochino verde, un pochino più scuro. È appunto un peel per il corpo. Inizialmente io ero un pochettino scettica ad utilizzare questo prodotto perché tutti i suoi fratellini che ho avuto modo di utilizzare nel corso del tempo non mi hanno mai dato dei risultati entusiasmanti. Poi che cosa è accaduto? Che Manuela e Federica, che hanno lo shop online FM Shop, conoscete sicuramente Federica che è Federica Piccinini su Ite Secondi qui sul tubo, hanno inserito nel loro shop online, oltre agli accessori bellissimi che già vendono, una sezione beauty e mi hanno mandato alcune cose da provare, tra cui appunto ovviamente a chi potevano mandare uno scrub da provare se non a me, l'hanno mandato a me giustamente, quindi sono prodotti che io metto a dura prova. Devo dire che questo prodotto è totalmente diverso da tutto ciò che ho utilizzato fino ad ora. Si vede che è un prodotto altamente performante, formulato in maniera pregna di significato. È un peel che va fatto 1 o 2 volte a settimana. Io ho una pelle particolarmente esigente, come sapete, ed ho una pelle a tendenza anche parecchio secca sul corpo, per cui lo uso 2 volte a settimana. È un prodotto a base di queste microsferette, appunto di jojoba o jojoba o come cavolo si chiama, e una serie di acidi della frutta. Inoltre contiene all'interno un alfa idrossido acido,
alfa idrossido, ah, l'ho detto bene, incredibile. Per cui c'è l'avvertenza, ovviamente, come per tutti i prodotti che contengono queste componenti al loro interno, di non esporsi in maniera diretta alla luce e ai raggi solari, perché rendono la pelle ipersensibile e andate più facilmente soggetti alle scottature, fa male. Quindi è un prodotto che io sinceramente ho cominciato ad utilizzare ancora in inverno, anche se in questi giorni c'è bel tempo, ma comunque non vado scollacciata a maniche corte, sono ancora totalmente coperta e quindi non ho nessun problema al riguardo, però da utilizzare nella stagione calda non è indicato per le ragioni che vi ho detto poc'anzi. Tutto ciò che cosa succede? Si vede nella formulazione del prodotto che ci sono queste componenti altamente performanti. Infatti, è un prodotto che va utilizzato. Io personalmente lo utilizzo prima di fare la doccia a pelle asciutta. Entro nella doccia e mi massaggio un po' del prodotto fino al completo assorbimento. Rimangono delle piccole sferette. Volendo, loro consigliano anche semplicemente, se lo utilizzate così e non dovete poi dopo fare la doccia, con un asciugamano o qualche cosa, tamponare e levare i piccoli residui che possono rimanere. Io preferisco utilizzarlo prima della doccia, quindi lo vado ad applicare sulla pelle asciutta nelle zone che voglio trattare con questo prodotto, che sono principalmente braccia, dove ho comunque tendenza secca, e il busto, che è delicato, e questo nonostante abbia un ottimo effetto peel levigante sul corpo, non è aggressivo come altri prodotti che utilizzo specificamente per le gambe, dove ho la pelle molto più secca e ho bisogno di altri prodotti, insomma, che vadano a fare un'azione mirata per le gambe. Lascia la pelle morbida, levigata, luminosa. Addirittura io mi ritrovo uscita dalla doccia di non avere la cosa di andarmi a tuffare subito nella crema idratante, anche e soprattutto per quanto riguarda le braccia, che comunque sono a tendenza secca, come già vi ho detto 400 volte, penso. Per cui è oggettivamente un body scrub, un peel soprattutto, che va a fare il suo lavoro. Ha un profumo particolare, mi aspettavo una cosa molto più fruttata, intensa, invece è un po' un mix di tante cose. Mi ricorda moltissimo i prodotti che hanno utilizzato quando diversi anni fa in Tunisia sono andata in una spa a fare una serie di massaggi. Per me quelli non ho più ritrovato un effetto come quella volta su di me. Sapete la sensazione di alzarvi da quel lettino? Ho fatto tutta una serie di trattamenti, non solo massaggi, eccetera, eccetera, però poi mi hanno utilizzato tutta una serie di peel, di scrub, di oli, eccetera, eccetera. Quando sono uscita da lì mi sembrava di camminare a 10 cm da terra, non mi sentivo proprio le gambe, ero leggerissima, proprio fluttuavo nell'aereo. Questo prodotto, la profumazione un po' così particolare, un po' anche se vogliamo un pizzico pungente, ma non vi immaginate niente di sconfortante assolutamente, mi ha ricordato tutto quell'ambaradan di quando sono andata in Tunisia. Quindi anche questo mi piace di questo prodotto, perché appunto si sente che è un prodotto con delle caratteristiche molto da spa, cioè quei buoni prodotti che utilizzano in questi grossi centri, insomma. E questo è quanto per questo giro, poi di questo ne riparleremo quando lo finirò, ma io non penso di cambiare idea da qui a consumare l'altra metà, ma non si può mai sapere, chi vivrà vedrà, si vedrà. E con questo appuntamento ci vedremo quando avrò qualche altro prodotto, insomma, da menzionarvi e da portare alla vostra attenzione. Ciao, ci vediamo alla prossima.